Ciao lentifumatori da Moreno, iniziamo l'anno con un tabacco che ho fumato molto l'anno scorso, l'ho messo anche tra i tabacchi preferiti. Sto parlando del Samuel Gewitt RB Plug, un Virginia eh, composizione né più né meno di quella del Full Virginia Flake. Quindi un Virginia intenso, deciso, strutturato, eh, con un sacco di rimandi, sfumature, eh, speziature che compaiono qua e là su uno sfondo solidissimo di, di sentori vegetali, qualche dolcezza qua e là, ma non eccessiva, come nel caso del, dei cugini Gewi Togart che. Sono più specializzati nelle dolcezze, sto parlando del Bright CR Flake e altri, eh, infatti a sopperire un po' queste, questa mancanza di dolcezza e a dare un fantastico diversivo, sopraggiunge un'aromatizzazione davvero caratteristica in stile Kendall, quindi questo incrocio qui non ben definibile tra saponatura e, tra saponato e floreale che lo rende secondo me un tabacco immenso eh, quanto può essere pensate a quanto può essere immenso il full, il full virginia flake e metteteci appunto questo diversivo assolutamente non invasivo piacevolissimo, ha uh, dei rimandi dolci, appunto secondo me a una sorta di caramello o qualcosa del genere, ma che ben si mischiano appunto col vegetale e la struttura dei Virginia, come vi dicevo prima, e dei rimandi anche più floreali, riconducibili un po' per farvi un'idea, non so, a quei tè verdi o quei tè neri. Non so al gelsomino o comunque a qualcosa di fruttato non è che dobbiamo per forza sempre eh, rimandare a un gusto definito anzi eh, il bello di questo tabacco è che rimane così anche indefinito quindi questi rimandi leggermente floreali eh, più che fruttati e anche questa leggera mh, saponatura chiamiamola che può spaventare ma sappiamo che comunque eh, i tabacchi aromatizzati in stile inglese, in stile Kendall o comunque dicesi saponati sono tutt'altro che robetta, insomma eh, ci vuole una certa esperienza per apprezzarli, per fumarli, per comprenderli bene, ma sono piacevoli e di solito in tutti i casi mi è successo, sono accompagnati da dei tabacchi base Di tutto rispetto anzi di grandissimo rispetto in questo caso si parla del full virginia flake quindi oggi lo sto provando in questa schiumetta di mare è la prima volta che lo fumo in schiuma e l'ho fumato tante volte in radica e Devo dire al suo perché. È subito ben percepibile questa dolcezza leggermente caramellata. Percepibile chiaramente anche tutto ciò che di vegetale c'è, ma sappiamo che la schiuma tende leggermente a smorzare, eh, a tagliare un po' le punte, eh, anche quelle aromatiche. In questo caso per ora non succede, smorza più che altro i Virginia. Ma riesce anche ad impastare tutto, è vero, a un livello più basso, un livello più medioso, ma riesce anche ad impastare, ad amalgamare i sapori in una maniera secondo me unica e aggiunge questo tocco di cremosità, chiamiamola che è davvero insostituibile nel senso che anche in questo caso come già vi dicevo forse la radica rimane per me il materiale prediletto ma eh, anche la schiuma sa rappresentare un'ottima variante ad esempio ieri ho fumato l'Enerdale eh, di Gewit Hogarth lo sapete benissimo tutti ho fatto un video io ho fatto un video Andrea ho fatto un video tutti eh, Sull'Enerdale, che è un saponato eh, veramente spinto, è un po' l'emblema dei tabacchi saponati e mi è piaciuto tantissimo. Non era la prima volta che lo fumavo in schiuma, ma ieri mi ha veramente colpito perché come sta succedendo oggi ha reso il tutto davvero cremoso. È davvero compattato su un livello di, di cremosità eh, davvero interessante poi ovviamente se si vuole cogliere l'apice la punta di sapore dell'Enerdale eh, va fumato in radica però eh, l'RB plug come da nome è un plug quindi un grosso cubotto di tabacco pressato eh, sono 200 250 grammi quindi eh, toccherà a voi affettarlo con un coltello eh, ricordo affilato e a lama corta perché a lama corta avete di più il controllo sulla fetta che state affettando e quindi riuscirete senz'altro a crearla di taglio più, più fino. Più fino è, meglio riuscirete a sbriciolarla, più facile sarà la combustione. I plug tendono sì ad affinare molto i sapori, a compattarli e hanno una conservabilità eh, in un semplice bormioli come gli altri tabacchi, ma vista lì molto più tempo e soprattutto ogni volta che lo tagliate, avrete un tabacco eh, fresco quindi ricco eh, di sapori. E poi lo fate asciugare a seconda sempre della vostra esperienza per 5-10 minuti, lo sbriciolate più o meno fino e lo caricate in pipa e, e quindi con una lama sottile e affilata e corta. Scusate, riuscirete ad avere più controllo sulla, sullo spessore delle fette. E vi starò facendo probabilmente vedere. Di cosa si tratta, inserisco un filmatino con il plug, lo scretolamento. La lavorazione di questo tabacco richiede un po' di esperienza, non è assolutamente un tabacco adatto ai neofiti, né eh, perché non avrebbero la, la capacità di coglierne magari queste sottili sfumature e apprezzarlo a pieno. Eh, ma soprattutto per appunto la lavorazione va affettato eh, bisogna capire l'umidità bisogna caricarlo nella maniera giusta e quindi non è eh, adatto ai neofiti ne, ne possono sicuramente godere dopo qualche mese poi a seconda dell'esperienza però non mi sento di consigliarlo a chi è agli inizi della, della propria esperienza anche perché prenderlo in plug e l'RB c'è soltanto in plug eh, insomma sono 250 grammi o lo dividete con qualcuno o dovete proprio essere sicuri che vi piaccia e a me che lo fumo abbastanza spesso ne ho preso metà eh, quindi 125 grammi e eh, mi starà lì per tutto l'anno più o meno e per quanto riguarda poi il caricamento e la conduzione della fumata, eh, anche lì eh, è parente stretto del Full Virginia Flake, quindi ehm, le, la partenza insomma non è eh, delle, delle ottimali come gestione, però non so perché, anche se caricato umido, sarà che sto diventando sempre più esperto. Eh, ma comunque sembra leggermente un punto un punto glielo do in più per la, rispetto al full Virginia Flake per la gestione e la facilità della fumata consiglio sempre di non pressarlo tantissimo di pressare solamente alla fine fare una bella montagnetta che avanza eh, oltre il fornello e poi premere con il pollice ma senza incunearlo sul fondo premendo lasciando compatto e omogeneo eh, il finale intorno appena a livello del rim insomma del fornello ma di lasciare aria eh, lasciare bene che l'aria passi all'interno del fornello eh, detto ciò è un tabacco che offre una fumata davvero eh, notevole e davvero goduriosa parlava qualche settimana fa di questo tabacco nella chat dei lenti fumatori del tubo che vi invito a cercare e ad iscrivervi su telegram ci trovate come chiocciola lenti fumatori del tubo appunto esclamativo è un, è un luogo di scambio e, di, e di, di informazione e di approfondimento anche per me perché in molti casi ne so, ne so meno di voi e diciamo che con questi, in questi anni di canali e chat e frequentazioni mi sto, sto facendo un corso accelerato. Se ne parlava appunto con, con Lorenz, ma anche con Massimo che è grazie a lui che ho conosciuto questo tabacco e, e si diceva appunto che è, che è anche un prodotto veramente unico e distintivo di, di Samuel Gewitt forse, forse assieme al, al Full Virginia Flake e al St James Flake eh, sono proprio i tre prodotti più, più distintivi che hanno eh, veramente più ragione di essere non che gli altri di esserci non che gli altri eh, non l'abbiano la eh. Però in questo caso, appunto, si produce proprio un tabacco che ha la struttura, la complessità, eh, lo spessore eh, di questi Virginia eh, inglesi di, appunto, Samuel Gewitt e Gewitt Hogarth, uniti a un'aromatizzazione stile Kendall che è veramente, eh, che veramente li connota e li mette in una posizione di mercato davvero unica. e Detto ciò. Basta ve lo consiglio davvero davvero vivamente. Il voto che mi sento di dargli fumato in radica e non in schiuma è un 8 e mezzo ma anche 9. Deciso. Lo stesso voto del full Virginia Flake, <coughs> ma appunto con questa aggiunta. questa nota di merito per eh, appunto questa divagazione più più aromatica più più floreale che ha che ha l'RB. Quindi un bel 9 pieno, sì dai, così è, dec così è deciso, un bel 9 pieno. Fatemi sapere se l'avete provato, se avete intenzione di, di provarlo. Non credo sia reperibile in Italia, in Svizzera al costo di tutti i tabacchi Samuel Gewitt, ovvero 15 euro per latin moltiplicati per... Eh, per 5 praticamente perché sono al posto che 50 grammi 250 grammi se fate un viaggetto all'estero magari cercate di capire se se potete dividerlo con qualcuno e eh, il gioco il gioco è fatto iscrivetevi mettete mi piace se vi è piaciuto il video commentate Ci vediamo settimana prossima per eh, un altro per parlare di un altro tabacco ciao ciao da moreno